Scommette Toscana, nostro post TG insieme a Pino Di Blasio, direttore della Nazione di Siena, perché stasera inizierà un viaggio, un salto nel vuoto. Questo è il nome del format che Pino condurrà e che ci porterà fino alle amministrative al 9 giugno. Questo format insieme al format In Politica curato dal collega Aldo Tani saranno i due racconti che vi terranno in compagnia In Politica ogni lunedì alle 21 e Salto nel Vuoto ogni mercoledì alle 21, e che dicevo ci porteranno poi alla data del 9 maggio, in cui andremo a scoprire chi saranno le nuove guide di 29 comuni del territorio senese, delle amministrative dense da tutti i punti di vista, Pino. Sì, in effetti è quello che volevamo fare con Salto nel Vuoto, più che parlare dei candidati, intervistare i candidati a sindaco. L'idea di Salto nel Vuoto è raccontare i comuni principali che vanno al voto, quindi avevamo scelto insieme a voi 5 o 6 comuni, compreso Firenze, perché anche l'idea di fare Firenze non è male, sono pienamente convinto che il futuro sindaco di Firenze abbia una notevole importanza per tutta la provincia di Siena. E quindi raccontare lo stato dell'arte di quei comuni che vanno al voto. Cominceremo stasera con Poggi Bonzi, poi è il naturale collegamento con la trasmissione di Aldo In Politica, perché Aldo penserà a intervistare i candidati e noi proveremo a raccontare, insieme anche alla redazione di Canale 3 Toscana, come sono i territori che vanno al voto, quindi come sono, qual è lo stato dell'economia di Poggi Bonzi, la cultura, i progetti culturali di San Gimignano, le divisioni a Montepulciano, il vino, le terme di Chianciano. Raccontiamo queste cose, racconteremo con i protagonisti e con le persone non candidate che faranno questa storia. Cercheremo di ridurre anche lo spazio dei candidati, perché sono convinto che più che quelli che si candidano a diventare sindaci, è importante i cittadini che vanno a votare nei comuni. Sono Riprese on the road, sarà insieme al nostro collega Samuele Vannoni. Prima puntata stasera, ci dai già qualche anteprima? La prima puntata di stasera parte da un incipit di Giorgio Bocca, che è quello famosissimo di Miracolo all'Italiana. Per Giorgio Bocca Poggi Bonzi era una litania di capannoni al nickel, di acciaio, con parvenu dell'imprenditoria contrapposti ai senesi nobili che erano molto colti, che andavano ai concerti, alle mostre d'arte, mentre a Poggi Bonzi non c'era nemmeno la libreria. Paradossalmente, con il racconto con Samuele e con l'altro vostro tecnico, adesso so solo il soprannome del tecnico, prima o poi devo imparare il nome, anche se va, è conosciuto internazionalmente. Esatto. Per me Frizzino resta un mitico, okay. In ogni caso. Abbiamo scoperto invece una Poggi Bonzi che ha molta più cultura di Siena, nel senso di cultura nuova, perché se guardi al progetto del Politeama, del Cinema Garibaldi, ma anche al progetto dell'Archeodromo, capisci che aver investito sulla scuola e sulla cultura per Poggi Bonzi è stato un cambio di rotta notevole. E in più abbiamo visto anche diversi, questo l'ha notato Samuele soprattutto, abbiamo visto diversi negozi sfitti e chiusi nel centro di Poggi Bonzi. Questo è un altro elemento in comune con Siena. Allora, quindi questi saranno gli appuntamenti che vi terranno compagnia, che vi racconteranno la sfida delle amministrative 2024 su Canale 3 Toscana. Quindi vi ricordo, ogni lunedì In Politica con Aldo Tani, il confronto con i candidati. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare i primi candidati della prima puntata di lunedì scorso, i candidati del comune di Colle Valdelsa e di Radicondoli. E poi ogni mercoledì alle 21, partendo proprio da stasera, il racconto in esterno firmato da Pino Di Blasio. E poi ovviamente il 9 inizierà la maratona per raccontarvi in tempo reale i risultati di queste elezioni. Pino, grazie intanto grazie per la tua voi. Collaborazione. Grazie della collaborazione. Ovviamente a tutti i colleghi che seguiranno la parte tecnica. Noi ci auguriamo di tenervi al meglio a compagnia e di raccontarvi a 360 gradi, grazie al lavoro di Aldo e di Pino, l'avvicinamento a questo importante confronto elettorale. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona prosecuzione con i nostri programmi alle 21, la prima puntata di Salto nel Voto, a seguire lo speciale invece dedicato al fedelissimo Doro, con una dedica tra l'altro speciale anche al nostro Giulio Crocini, quindi ci teniamo particolarmente, le nostre telecamere sono presenti e stasera al termine della puntata di Pino rivedrete le immagini più belle dell'evento di chiusura di questa grande stagione bianconera. Noi ci vediamo per le news domani alle 19.